siamo qui all'inizio con UFO Mammut. Ciao, ciao a tutti. Ok, cominciamo da una prima domanda. 15 anni di UFO Mammut, in una frase. Vecchi. No, in una frase. Frase. Siamo vecchi. Sono troppi e siamo vecchi. Cosa è già bello, non è facile da rispondere in una sola frase. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta ad arrivare fino a qua. Fino a poi vedremo. Mi sembra un bel qua. Come ci siete arrivati? Cioè, se doveste pensare. Abbastanza naturalmente. Sì, senza grossi sport, insomma. Sì, alla fine non è mai stato inteso come un lavoro, quindi la passione del suonare insieme è una cosa che fai e il tempo è una banalità tremenda, il tempo sembra che passi in fretta, sono passati 15 anni. Quindi 15 anni in un minuto. Esatto. Quindi come le cose piacevoli. Anche 15 anni in più è un minuto, sulle nostre spalle. Cioè, più di 15 anni in più. Che poi tra l'altro sono 16 fra due mesi. Ah! Eh sì, ormai sì, sì. Parliamo di 15. Esatto, quindi è già un po' che diciamo 15. Sì, perché è il 2014 che è il 15° anno. Quindi adesso andiamo verso il 16°. E di questi 15 anni che cosa terrete nel vostro futuro musicale? Cioè, siete predisposti a cambiare oppure pensate di tenere ancora il vostro stile? Esatto, sì, insomma, quello che avete trasmesso fino adesso. Io credo che terremo alla fine un po' tutto, perché tutto ciò che abbiamo passato in questi 15 anni ci aiuta ad essere quello che siamo ora e, quello, e a quello che saremo fra forse 15 anni. Speriamo. Non poniamo limiti alla divina provvidenza. Esatto. Avete notato la saggezza degli anziani. Esatto. Barba Bianca che ci siamo mai posti dei limiti, non abbiamo iniziato dicendo fra 10 anni finiamo, o fra 20 o fra 3, finché riusciremo a comporre, a fare qualcosa di buono e salire su un palco e suonare, penso che andremo avanti. Certo. Finché i nostri corpi reggeranno allo sforzo. Oh, aiutatemi stasera. Sì, non ti preoccupare. Allora, perché ancora una domanda sulla scena doom italiana. Tanto cosa ne pensate? Quanto la seguite? E se ci sapete consigliare comunque quali sono per voi i tre gruppi che sono degli note, insomma, che ci consigliate di seguire? Domandona. Sì, infatti non lascio parlare. Tutte le volte quando ci chiedono doom, quando si usa la parola doom, noi rimaniamo un po' perplessi, perché sinceramente non sappiamo esattamente come dire doom. Quindi noi non ci definiamo neanche doom, perché noi personalmente non... Tra l'altro non è neanche un genere che seguiamo. Okay. No, quindi è proprio strana come cosa. Cioè, nel senso, ci sta perché quello che facciamo è lento, è pesante, è macro genere, però alla fine c'entra dentro il fantomatico stoner, Levi Psych, lo sludge. Poi che non ho, si sa che cosa lo sludge sia. È una roba. E infatti poi l'altra domanda era questa: cos'è lo psychedelic sludge? Come vi definiscono, insomma? Cioè, voi cosa ci dite su questo? Facciamo quello che ci viene, cioè senza dargli una definizione. È giusto che vengano date definizioni per capire che cosa succede, però delle coordinate, però sì, non saprei esattamente cosa facciamo. Che programmi avete per il prossimo 16° anno? Ecco, andiamoci piano piano. 16° anno vedrà la successiva creazione, così possiamo chiamarla, della nostra band, cioè il nostro prossimo disco, che uscirà l'anno prossimo. E quindi già abbiamo questo piccolo progetto da come piccolo non, traguardo. Non mi sembra tanto piccolo, vero? Ma no, alla fine è un passo ulteriore, nel senso, quello che abbiamo sempre fatto è cercare di fare ogni volta qualcosa di nuovo che ci soddisfacesse dal punto di vista personale e musicale, quindi quello che portiamo avanti è semplicemente un discorso di creare musica, senza fossilizzarci su quello che abbiamo fatto nel passato, cercando di esplorare nuove strade e vedere cosa succede se tiri fuori dei suoni differenti dagli strumenti.
Yeah.